Ebbene, The Walking Dead è terminato, per ora dovremo aspettare fino ad ottobre probabilmente per vedere la nona stagione, ma fortunatamente abbiamo chi ci terrà comunque compagnia. E sto parlando ovviamente di Fear the Walking Dead. Subito dopo la fine di The Walking Dead 8 è iniziata la serie Fear the Walking Dead con la sua quarta stagione. Ed il primo episodio non è stato un episodio qualsiasi, ma è stato il primo episodio crossover tra The Walking Dead e Fear. In questa puntata devo dire che non c'è stato praticamente nulla collegato con l'ultimo episodio della terza stagione di Fear The Walking Dead, ma è stato secondo me più un episodio legato alla fine di The Walking Dead. Un episodio che si è praticamente concentrato su Morgan, è stato praticamente il protagonista assoluto. Ma cerchiamo un po' di vedere dall'inizio cosa è successo. Allora, innanzitutto, incredibilmente, non mi aspettavo di vedere anche altri personaggi di The Walking Dead in Fear, o meglio, Rick, Carol e Jesus, che in questa puntata, subito all'inizio che abbiamo potuto vedere, hanno cercato di convincere Morgan ad non abbandonare il gruppo. Perché infatti Morgan ormai era da un po' di tempo che pensava di dover abbandonare tutti e di restare un po' solo con se stesso. Non ho ben capito quale sia il motivo del fatto che lui voglia isolarsi, forse perché vuole ritrovare se stesso, forse vuole riflettere, insomma, è un po' da capire questo personaggio, è molto molto complesso. Però fatto sta che ha preso questa decisione, l'abbiamo visto fare chilometri e chilometri fino ad arrivare in Texas, ed è qui che sono iniziate delle cose abbastanza particolari. Ad un certo punto vediamo che Morgan casualmente incontra un uomo di nome John. John è tanto solo e vorrebbe un po' di compagnia, e quindi quando vede Morgan per lui è un dono dal cielo, dato che non vedeva persone da parecchio tempo. Ma purtroppo, sfortunatamente per lui, ha beccato proprio Morgan, che in questo momento non vuole praticamente stare con nessuno. E quindi cosa succede? Che dopo aver scambiato un po' di chiacchiere, dopo essersi riposati un po', Morgan decide di abbandonarlo e mentre continua il suo percorso, che non so dove stia cercando di andare, perché vediamo che Morgan cammina, 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 ma non ho capito dove vuole arrivare. Ad un certo punto però Morgan viene fermato dai superstiti che gli rubano tutto quello che ha, ma fortunatamente in suo soccorso arriva John che come un demente si fa a catturare anche lui. Ma fortunatamente i due vengono salvati da Altia, una donna che arriva con un blindato e che minaccia gli uomini che hanno catturato John e Morgan con delle mitragliatrici. Ma li risparmia, non li uccide, e quindi porta in salvo e con sé Morgan e John e continuano il loro percorso fino a quando a un certo punto decidono di sostare per fare un'intervista. In pratica abbiamo questa Altia, questo personaggio che in passato, prima dell'Apocalisse, faceva la giornalista. E quindi cosa fa? Inizia a filmare sia John e Morgan, fa un po' di domande su il loro passato, quello che hanno fatto finora. Non so cosa possa servire sinceramente fare delle interviste durante un'Apocalisse, però vabbè, lei ha voluto fare così. Ma sfortunatamente, mentre si stavano riposando, mentre facevano un po' di queste interviste, sono stati nuovamente attaccati dalle stesse persone che avevano catturato John e Morgan. E quindi qui la situazione si fa un po' più pericolosa perché anche loro sono armati, non si sono fatti prendere alla sprovvista come prima. E quindi sono costretti i nostri protagonisti, diciamo così, a difendersi per poter confrontarsi con questi uomini maledetti, cattivissimi, che volevano a tutti i costi quel blindato. E come dargli torto, dato che comunque un blindato farebbe più che comodo con un'apocalisse. E quindi vediamo una mini guerra tra questi due piccoli gruppi che alla fine vede vincitori Morgan, Altia e John. In questo scontro però Morgan purtroppo viene ferito alla gamba. E cosa succede? Che siccome lui voleva continuare per la sua strada, è costretto ad unirsi a quei due nell'attesa che la gamba guarisca. E quindi vediamo che i tre si mettono di nuovo in cammino con il blindato. E ad un certo punto l'episodio si conclude veramente in una maniera pazzesca.
Pazzesca, perché infatti ad un certo punto, mentre i tre stanno viaggiando con il loro blindato, vediamo che sulla strada c'è una ragazza che apparentemente da lontano sembra ferita, e quando i tre decidono di avvicinarsi per vedere cosa aveva, se fosse stesse male, e quella ragazza scopriamo che era praticamente Alicia che stava tendendo una trappola ai tre insieme a suo fratello, a Luciana e a Victor. Quindi Morgan praticamente ha appena fatto la conoscenza dei protagonisti di Fear the Walking Dead, ma devo dire che il loro primo incontro non è stato molto 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 tranquillo. Anzi, sono stati appena catturati, non si sa come andrà a finire perché la puntata si conclude così, veramente quasi un cliffhanger, ma fortunatamente l'episodio successivo dovrebbe darci delle risposte. E quindi un episodio veramente molto 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 particolare. Non abbiamo purtroppo, diciamo, avuto delle spiegazioni con il finale della terza stagione, non ci sono praticamente collegamenti. Sappiamo però che Alicia, Nicholas, Luciana e Victor sono vivi, perché comunque il finale della terza stagione era un finale che non ci dava spiegazioni se i tre, o meglio se i quattro, fossero ancora vivi. In questa puntata abbiamo almeno avuto questa conferma, ma dobbiamo ancora sapere molto. Quindi fatemi sapere la vostra nei commenti di cosa ne pensate di questa puntata. Secondo me è stata bellissima, è stato un crossover fantastico. Tra l'altro, una cosa che mi ha colpito molto è stato la sceneggiatura, il colore, l'atmosfera. È stata molto molto diversa dal solito, molto molto più cupa. Sembra veramente un cambiamento, sembra che il cambiamento sia arrivato. L'avevano già annunciato che con la nuova stagione di Walking Dead ci sarebbe stato un cambiamento. Già Fear, secondo me, lo sta dando, ha dato un'atmosfera molto diversa dal solito, quindi bene così. Sono veramente in ansia per il prossimo episodio e finalmente non mi succedeva veramente da parecchio tempo, quindi fatemi sapere i vostri commenti, iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!